Questa settimana vi portiamo al Museo Egizio di Firenze, al seguito di una delle tante visite guidate destinate ai soci Coop in programma tra febbraio e marzo. Come si svolgono queste visite? Sono molto particolari. Diciamo che l'UniCop ha voluto creare una relazione particolare proprio con il Museo Egizio di Firenze, sia per farlo conoscere, sia per permettere poi ai fiorentini, ai toscani stessi di comprendere di ritenerlo proprio c'è un concetto che noi oggi chiamiamo della public archaeology, la condivisione dei beni culturali a 360 gradi per cui dall'unico op la volontà era quella di fare non delle semplici visite guidate ma un qualcosa in più e un qualcosa in più si basa su fare una lezione in museo come mai ha scelto di passare una domenica al museo perché non sono preparata sugli egizi ed è un'occasione per imparare, per migliorarsi. Era un'occasione da non perdere, avevo già visto il museo etrusco e volevo vedere anche quello egizio. Questa è la seconda volta che i sociocop entrano all'interno del, del museo. Ecco, si potrebbe già fare un bilancio? È un pubblico attento? Il pubblico non solo è attento, ma è anche preparato. Quindi vedono tutto, come direbbe Mascetti, scrivono tutto e fanno anche le domande. Quindi la situazione è della più remunerativa dal punto di vista personale, cioè avere un pubblico che riesce a resistere un'ora e mezza, a volte due ore, all'interno del museo e eh, vederli uscire soddisfatti, più che altro consapevoli che l'Antico Egitto è un qualcosa di più della semplice eh, costruzione di miti che sono sempre esistiti, un po' come alcuni programmi divulgativi purtroppo, eh, senza fare nomi, fanno spesso e volentieri, questa forse è personalmente la più grande soddisfazione. Credo si possa dire, eh, correggimi se sbaglio, che questo dopo Torino sia il museo egizio più importante d'Italia. Questo è il secondo museo egizio d'Italia, se si dovesse fare una ipotetica lista, che comunque lascia il tempo che trova per intendersi, personalmente lo ritengo il quarto al mondo. E noi, anche se un po' malincuore, lasciamo per il momento il museo egizio di Firenze per occuparci del primo servizio in scaletta di questa settimana, Amici Animali. donne con una grande passione per la chimica e un'idea, creare un'impresa attenta all'ambiente e agli animali. Oggi, 33 anni dopo, quel sogno è realtà. Ce lo mostrano un gruppo affiatato e due aziende a retine quasi tutte al femminile che hanno saputo trovare un mercato in Italia e all'estero. Prima è nata la laborchimica specializzata in analisi e ricerca in molti ambiti, poi proprio da questi laboratori è arrivata una nuova sfida. Da questa attività di ricerca praticamente abbiamo deciso di costituire la società Union Bio con la quale abbiamo iniziato a progettare e a formulare prodotti naturali destinati ai piccoli animali. Ai cani e ai gatti, e per il benessere e per la bellezza di questi piccoli animali. È qui dentro che noi appunto formuliamo, quindi pensiamo, progettiamo e poi appunto. Testiamo i nostri, eh, in vitro i nostri prodotti. Quindi, I prodotti sono assolutamente naturali, quindi sono privi di sintesi chimiche, quindi di elementi di sintesi chimica. Sono quindi fatti con oli essenziali, estratti glicolici, idroalcolici, però sono tutti prodotti assolutamente naturali, quindi che provengono dalle informazioni della natura. Oggi queste due aziende fanno ricerca e producono solo in Toscana. Danno lavoro a una ventina di persone. Il 90% è rappresentato da donne. E la forte presenza di professioniste dà una marcia in più a queste imprese. Lavorare in questo ambiente è molto bello perché è un ambiente molto partecipativo: c'è molto rispetto tra le persone, le persone sono molto competenti e quindi anche l'ambiente di donne è un ambiente piacevole. Le ultime novità uscite dai laboratori sono le due linee Mr. Dog e Miss Cat che impiegano solo estratti vegetali certificati e che non sono testate sugli animali. Anche i nostri amici a quattro zampe hanno bisogno di attenzioni ma con qualche accorgimento. Ora si puliscono un pochino le orecchie con detergente, basta aprire appunto l'orecchio dell'animale, versare alcune gocce all'interno, massaggiare leggermente con delicatezza e pulire eventualmente l'eccesso di prodotto o il cerume presente nell'orecchio. Per quanto riguarda il lavaggio vero e proprio, quindi con uno shampoo e dell'acqua, è sempre importante scegliere uno shampoo per animali. Meglio se naturale, che quindi sia privo ovviamente di siliconi, PEG o parabeni che possono disidratare il pelo, eliminare il grasso cutaneo dell'animale, esponendolo a patologie. È importante, piuttosto che lavare molto spesso l'animale, utilizzare invece quotidianamente dei prodotti sempre naturali a base, diciamo per esempio oleosa, che possano semplicemente pulire il pelo senza la necessità di doverlo per forza lavare, appunto, con dell'acqua. Prodotti contro pulce e zecche per la pulizia di orecchie e pelo, shampoo, igienizzanti per tessuti. I prodotti Mr. Dog e Miss Cat sono tutti naturali e sono arrivati ora anche in nove grandi punti vendita di Unicop Firenze per prendersi cura di Fido e Micio in modo naturale. Senti, ma ci puoi fare un esempio di questa tua lezione? Un esempio particolare può essere proprio questa rappresentazione, perché alla base della cultura egizia, un po' come tutte le culture, c'è un'idea di fondazione dello Stato, cioè lo Stato si deve basare su un concetto che unifica tutta la popolazione in cui la popolazione in qualche modo crede. E questo concetto è l'armonia, l'armonia che viene creata sia dal faraone nei tempi di formazione dal capo del villaggio. Questa armonia poi nel tempo viene anche ritualizzata e viene impersonificata proprio da questa divinità, è la Dea Mata quella a cui tutti aspirano in vita e poi anche in morte. Questo poi è diventato anche il logo del museo ed è uno strappo fatto nell'Ottocento da una delle tombe più famose della Valle dei Re, che è la tomba del faraone Seti I, il padre di Ramses II. E è parente anche dello strappo che vedete qui accanto, anche questo viene dalla stessa tomba. Questo anzi ci introduce in un altro concetto, cioè quello che poi viene un po dimenticato da molti programmi divulgativi, cioè parlano degli oggetti egizi come già conclusi, già finiti. Invece, come tutti i progetti dell'uomo, c'è una preparazione alle spalle, perché la cosa più bella di questo strappo che rappresenta il Farone seti I insieme alla Dea Thor, non è l'oggetto finito, ma diciamo il disegno preparatorio. E noi in Museo Egizio di Firenze abbiamo da questa parte anche questo disegno. Quindi ci fa vedere che c'è tutta una preparazione, uno studio particolare proprio per arrivare all'opera finita e diciamo dal punto di vista sia estetico sia armonico. Quindi nell'ottica della Dea Matt perfetta. Una bella, una bella mattinata. Cosa ne pensi di questa guida? Bellissima sì. e si riscopre veramente l'Egitto. Quindi va, valeva la pena dedicargli una mattinata. Senz'altro. Istruttiva e, e piacevole. Molto. Lui è stato molto bravo, ma voi anche molto pazienti Lui ha, ha una bellissima cultura e comunque si ha un, anche modo di, di coinvolgerci molto. Questo sì. è un caso con cui il cacciatore, l'acqua ancora avvicinata si avvicina alla radura poi si mette fermo per un'ora perché si accorti tutti nel raggio dei 4 km che è arrivato qualcosa, dal rumore fatto nella radura. Appena si ricalma tutto, gli animali si rimuovono, uccide l'animale, lo carica sopra il carro e con molta facilità lo porta al villaggio. Ancora uno stop dal misterioso e affascinante Museo Egizio di Firenze. Noi adesso ci spostiamo a Prato per il prossimo servizio, Officina We Meet. Cosa stai facendo? Mi sto mettendo un po' avanti e sto facendo i compiti per gli altri giorni che non ho fatto. E mi è piaciuto tanto fare queste nuove amicizie perché prima eh, avevo solo le amicizie della scuola, della mia classe, mentre ora ho molte più amicizie e sto molto meglio in compagnia. Quando ho finito i compiti mi metto di solito a giocare perché mi dedico un po' a me. Mentre questo gruppetto di ragazze studia insieme italiano, Luca aiuta i ragazzi con i compiti a casa di matematica, l'algebra quello che cerchiamo di fare non è di diciamo, fargli i compiti, ma eh, come si dice, eh, cercare di dargli la canna da pesca e fargli imparare a pescare. Per questi ragazzi, Officina We Meet nel cuore del centro commerciale Coop Parco Prato è diventata un punto di ritrovo. Fanno conoscenze, vengono aiutati nello studio, navigano su internet e partecipano a tanti laboratori. Lo spazio è cresciuto l'anno scorso grazie a Unicop Firenze, Comune di Prato, Fondazione Opera Santa Rita e all'associazione Il Pentolone che raccoglie una cinquantina di realtà associative. E nel 2009 quando abbiamo preso questa sfida di creare un punto giovani, un punto di aggregazione per i ragazzi nel Parco Prato, eh, l'elemento forse più interessante per i ragazzi era Internet perché era più difficile a quell'epoca per i ragazzi avere delle postazioni dove consultare Internet e lavorare su Internet. A distanza di tanti anni abbiamo deciso di cambiare perché ovviamente le esigenze dei giovani sono diverse. Quindi nel 2016 abbiamo rinnovato tutti i locali, abbiamo creato altri tipi di attività. E chi entra in questo spazio? Entrano i, ragazzi. Entrano i ragazzi che vanno dai 12-13 anni fino ai 20 anni, eh, ne arrivano parecchi durante il mese, sono circa 450, i più piccolini fanno principalmente attività di aiuto a compiti in tutte le materie e i più grandi vengono coinvolti in attività laboratoriali che sono attività educative per il tempo libero. Il sabato lo dedichiamo a attività più ludico e creative, quindi come laboratori di carnevale per la creazione delle maschere di carnevale, pasta modellata. Insomma, ci sporchiamo un pochino con colori, tempere, disegni. Non solo studio e laboratori, Officina Wimit è anche un luogo dove trovare una strada per il proprio futuro. Ogni mercoledì apre il punto Giovane Europa. Ci occupiamo di servizio civile, sia nazionale che regionale. Parliamo di mobilità europea per tutti i ragazzi che vogliono fare un'esperienza all'estero per occupare dei mesi ed imparare la lingua. Ci occupiamo di lavoro, formazione, orientamento sulla formazione professionale per tutti coloro, magari anche in IT, quindi chi non studia adesso e non lavora ed è in cerca o di un lavoro, o di uno stage, o di un tirocinio o di un percorso professionale. Un modo diverso quindi per passare un pomeriggio insieme. Le porte di Officina We Meet sono aperte dal lunedì al sabato dalle 15 alle 19. Officina We Meet! Ma la nostra domenica, l'insegna dell'arte non finisce certo qui, alla mia destra infatti, la nostra prossima meta, il Museo degli Innocenti. Dai primi di gennaio sono stati di nuovo collocati in facciata 8 dei 10 putti di Andrea della Robbia, dopo essere stati restaurati dall'opificio delle Pietre Dure ed esposti per 6 mesi all'interno del Museo degli Innocenti. I putti numero 6 e 7, a causa delle loro precarie condizioni di conservazione, sono rimasti esposti all'interno del museo. E saranno prodotte nei prossimi mesi le due copie che sostituiranno all'esterno gli originali. All'allestimento dei putti numero 6 e 7 nel museo ha contribuito Unicop Firenze. Ricordiamo inoltre che dal 6 febbraio al 31 marzo è prevista una riduzione del biglietto per i soci Unicop Firenze presentando la tessera socio e un documento di identità. Termina qui la nostra trasmissione per quanto ci riguarda l'appuntamento. È tra sette giorni. Ciao a tutti.